Vorrei questa cerimonia e questa cosa. Vorrei però dire una cosa proprio veramente, ne approfitto, l'occasione, chiedo scusa. Un ospedale va insieme nel suo complesso, non può avere delle zone che vanno a 100 all'ora e le altre che vanno a 40 all'ora. Il cittadino, quando si rivolge perché ha un'esigenza, ha bisogno di trovare quindi nel suo complesso una risposta. Un'appendicite come una frattura di un polso, come di una broncopolmonite, ha bisogno di essere assistita con la stessa attenzione, con la stessa serietà, con la stessa tecnologia che noi troviamo qua. Per cui io vi ringrazio per essere qui, faccio tanti auguri a Paolo, ai colleghi delle malattie infettive, chiedo però che da oggi si cominci a pensare, a guardare anche a quelli che come noi hanno qualche difficoltà, perché hanno meno attenzione e invece hanno voglia di lavorare e di lavorare per la cittadinanza come tutti quanti gli altri. Quindi camminare insieme però, senza che ci sia chi viene aiutato a correre a 200 all'ora e chi viene frenato per farlo correre a 40 all'ora. Grazie. E quanto è stato speso in termini di risorse finanziarie quest'anno su questo ospedale? Non è stato speso in nessun altro ospedale. Voglio dire, è sicuramente motivo almeno di attenzione. Certamente io non posso stare sul, però lo eseguo e lo eseguo fino all'altro giorno, al di là che nelle stanze di Lecce sembra che sia assente, ma le questioni vengono seguite fino all'ultima questione. Giorni fa in ordine alle sale operatorie e alla questione delle sale operatorie che ci sta impegnando in maniera consistente. Ma volevo dire per dare indicazione che l'attenzione c'è, talvolta purtroppo non viene avvertita perché c'è distanza, ma sicuramente non c'è disattenzione sui problemi dei vari ospedali. Posso chiederle quando verrà aperto il pronto soccorso nuovo? Ecco, è un altro problema. È un problema connesso con il provvedimento che mi è stato portato e che sto facendo valutare da un avvocato amministrativista, perché purtroppo la previsione di questo pronto soccorso provvisorio ha complicato enormemente tutto il progetto complessivo, che diventerà definitivo, un po' più complicato di quanto è complicato dal punto di vista amministrativo, non complicato dal punto di vista, però fatecelo fare, quindi.